Ultima parte di Studio Robur, ricominciamo proprio le dichiarazioni che abbiamo sentito da Stefano Guberti, che è uno dei giocatori più rappresentativi, ha parlato anche in conferenza stampa, tra l'altro ha detto che insomma, è da perdenti a aggrapparsi alle diverse assenze, perché eccetera eccetera, e poi ha parlato del futuro. Lui, soprattutto nella parte finale, si è capito. Non dipende da me, io sarei pronto. Però poi ha lanciato anche un messaggio alla società, Federico, nel senso si può ripartire da questo gruppo aumentando ancora l'organico per puntare alla Serie B. In quel caso, Guberti c'è. Sarebbe Che ne so io. poi anche dare seguito alle parole della società, perché il Cioè, famoso voglio progetto dire, allora triennale. facciamo un esame veloce veloce. Se c'hai due giocatori in scadenza di contratto, che sono Rondanini e Iapechino, elementi importanti Allora, perché. guarda, ti fermo un attimo e mandiamo subito la prima grafica perché abbiamo già preparato la situazione delle rose. I giocatori in scadenza e anche quelli di fine prestito, possiamo, eccolo qui. Giocatori in scadenza sono 6: Panariello, Iapichino, Rondanini, Vassallo, Guerri e Guido Rossi. Di questi giocatori è chiaro che due, vabbè, in particolare Vassallo e Iapichino, ma anche Rondanini, e se ci aggiungiamo anche Panariello, tutto sommato, che ha fatto il suo in questa finale di stagione, insomma, ce ne sono che meritano la riconferma. Ma secondo me allora Panariello è un ragazzo che ha dimostrato quando è stato chiamato in causa di essere forse complessivamente in questi playoff il più positivo, nonostante sia un giocatore che abbia dei limiti tecnici, voglio dire, lo facciamo battere al rigore dopo pane, che questa la dice lunga, questa la dice lunga, però è stato un grandissimo giocatore, un'anima, un cuore, il classico giocatore. Che poi è uno che sta a Gracciano, cioè voglio dire, la ricaduta anche economica di tutto del giocatore cioè, è veramente Ma poi io non l'ho mai visto sbagliare una partita, quando è entrato in cioè, campo ha ecco. sempre fatto il Poi suo. Dennis e Iapechino ha avuto un inizio un po' titubante che l'infortunio alla mano, però poi ragazzi è finito in un crescendo importante. Cioè, Rondanini è stato una delle gemme di Mignani, con lui Rondanini e Gerli, uno dei meriti di Mignani enormi, cioè ha ricostruito un giocatore che era dato per perso, cioè pronto per una Vero, è quarta vero. serie, ha dimostrato invece che in questa categoria ci sta e ci sta anche Ha bene. Cioè, sfruttato i problemi di Brumatte, i problemi fisici, perché inizialmente Brumatte era il titolare, di fatto. Vassallo non si discute, Certamente. Guerri alla fine della carriera, oggettivamente, Guerri è un bravo ragazzo, una persona intelligente, però è veramente va su 39, credo, no? 38-39. E Guido Rossi, vabbè, era uno che veniva da Sì, Beretta. certamente. E su Rondanini, tra l'altro, c'è da fare un piccolo discorso che se rimane a Siena sarà ancora under, perché è Sì. 2 anni, sì, è 2 anni, sarebbe il terzo anno che gioca nel Siena, i 95 con già 2 anni pregressi nel proprio club sono considerati per un Sei altro anno, sicuro di quello che dici? sono sicuro. Sì, però cambia squadra, no, a quel punto non è più, Detto diventa Osti? Perché over. Osti è Ti un fidi solo mago. di Osti, Oro. ragazzi, si sta parlando di un segretario No, certamente, che ce lo certamente. invidia tutta la categoria, eh. No, è l'unico caso del Siena che beneficerebbe di questa situazione. Quindi penso Rondanini si avvicina al rinnovo del contratto anche per questo, perché insomma diventa anche difficile trovare una nuova squadra, visto che sarebbe considerato come status over. Vedendo invece ai fini prestito, possiamo vedere ancora la schermata. Lapo, direi che sono due essenzialmente giocatori. No, questa è quella successiva. Chiediamo di tornare, eccola qua. Sono 6 fine prestiti, però se Crisanto, Dossena, Marus, Cleur e Mausso, tutto sommato, non è che abbiano dato un grosso contributo, poi per carità, alla fine diversi sono stati i protagonisti della finale. Damian invece ha fatto il suo, e però insomma il riferimento principale è a Gerli e Santini, che sono ovviamente in caso di fine prestito le uscite più pesanti. Allora, Gerli è un giocatore che abbiamo visto che merita sicuramente già il salto di categoria, però è di proprietà dell'Entella, quindi vedremo se l'Entella fa un campionato a vincere, potrebbe anche rimanere o comunque in Serie B. In ogni caso è difficile vederlo a Siena. Santini è un giocatore di proprietà dell'Ascoli, su cui l'Ascoli puntava e punta molto. Vedremo se gli darà un'altra chance, magari andando in ritiro inizialmente ad Ascoli. Quindi diciamo che di questi fine prestito difficilmente potremo
rivederli a Siena. Forse Damian potrebbe essere. Tra l'altro Damian, devo dire che nel primo tempo contro il Cosenza non ha giocato neanche male. Se ne ha dimostrato che il suo ruolo è quello in teoria, cioè più il regista di centrocampo che la mezzala. Per quanto riguarda Cerli è anche inutile parlare, tutta la stagione che lo diciamo è migliorato moltissimo, probabilmente il giocatore su cui si è visto più di tutti, miglioramento tattico, perché adesso non solo è forte in fase di regia, ma sa fare anche la fase difensiva. C'è stata la partita contro il Catania, se non sbaglio, in casa, in cui Cerli ha fatto due o tre recuperi, veramente quasi da mediano, sembrava. Quindi è un giocatore di un'altra categoria, non da Lega Pro, e quindi credo che insomma sarebbe anche giusto per il ragazzo se qualcuno gli offrisse l'opportunità di andarsela a giocare in una squadra anche di Serie B. Per quanto riguarda Santini, io quando è arrivato, tra l'altro dissi che mi piaceva moltissimo, cioè che secondo me era un giocatore di spessore per il Siena, anche dal punto di vista proprio tattico di come si metteva in campo. Andando avanti un pochino è calato, qualche mancanza l'ha avuta, ha avuto anche un po' un calo fisico, però oggettivamente in questa rosa è una punta che fa comodo. Quindi insomma c'è da vedere. Io ripeto, comunque Damian lo rivedrei volentieri nel Siena, perché secondo me il suo contributo lo può dare, anche abbastanza versatile, quindi diciamo che Gerli è un sogno proibito, è impossibile. Santini c'è una piccola speranza, Damian io lo riprenderei volentieri. Che sarebbe poi sempre una io, quota. Io su Damian sono di due cuori, perché è vero, Duca, Cosenza non ha demeritato, ma come non ha demeritato nessuno? No, perché no. Inutile, chi si sta a dire che ha demeritato Brumat o Marus? Lui che è una partita a fa storia a sé. Mi sembra un giocatore che in fase di copertura è bravo, quando si deve proporre e gestire l'azione, cioè ribaltare l'azione, organizzare la manovra, insomma, parliamone. Ne parleranno comunque i dirigenti, vedremo poi le valutazioni. Aveva un campioncino davanti da far dimenticare, certo, che era Gerli. Certo. Gerli è un classico semilavorato che è venuto qui, semilavorato, un giocatore che aveva un altro ruolo e che gli hanno dato un futuro. Solo per questo Fabio dovresti rimanere a Siena. Dovresti ringraziare il tuo allenatore. L'appello di Federico Castellani a Fabio Gerli. Vedevi, impuntati, solo per questo ci devi ringraziare, che quando venisti qui eri tutto un altro tipo di gioco. Tra l'altro, come è bello il calcio, inizialmente l'idea era Cruciani fisso titolare, poi il primo infortunio, Mignani che ha visto Gerli, e da lì è partito tutto, è esploso questo giocatore. Quindi, fine prestito, giocatori in scadenza di contratto, chi rimane attualmente, cioè chi è sotto contratto ancora per almeno un altro anno, sono 13 e sono tutti over, il che rende un po' le cose più complicate. Perché? Perché anche Danilo Bulevardi, che è un 95, dal prossimo anno sarà considerato over. In porta Pasquale Pane, in difesa Sbraga, D'Ambrosio, Solini, Brumat. Solini ha un altro anno di prestito, in realtà non è di proprietà. A centrocampo Cristiani, Bulevardi, Cruciani e Doninelli, che torna dal prestito dalla Fermana. Attaccanti Guberti, Negli, Amarotta e Campagnacci, che invece rientra da Trapani. È una situazione. Come la vedi, Federico? Intanto sono 13 over, quindi qualcuno dovrà per forza uscire. Sai, qui bisogna vedere e bisogna capire anche la proprietà come intende muoversi, perché cioè campionati, cioè voglio dire, qui si sta parlando di giocatori, credo Guberti, gente che costa, sì. Cioè voglio dire, questo non è, perché così dice il detto, con il di dietro degli altri sono tutti froci, cioè nel senso di dire, beh no, perché poi bisogna anche dire questo, perché questa gente che deve anche poi mettere, deve mettere anche una lista di economica davanti. Io spero vivamente che questi, gran parte di quelli che sono lì rimangano, Cristiani, Guberti, Neglia, non se ne parli, Bulevardi, Campagnacci li dovranno trovare una soluzione, perché è un giocatore che insomma a Siena ha mai fatto vedere grandi cose, ha avuto sempre dei grossi problemi, Cruciani
Cruciani credo che si rivede a dicembre, insomma, fra la fine di tutto, sì. Riprendere la zona sicuramente rimarrà muscolare, perché... esatto, questo fino a te lo rivedrai nei primi di dicembre, cioè calcare Campi, parliamoci chiaro, non credo che a ottobre pronti via, a settembre c'è Cruciani, speriamo, ma non credo, quindi... Dove c'è da investire di più probabilmente è il ruolo di portiere, perché difficilmente vedremo come numero uno Pasquale Pane. Purtroppo Pasquale è inutile nascondersi dietro un dito. Pasquale ha purtroppo un'annata in cui sono più le cose, più le ombre che le luci, cioè è vero che ha fatto delle partite in cui ci mancherebbe altro. Che è il risultato determinante per portare a casa il risultato, ma tre o quattro partite fondamentali nel quale, cioè voglio dire, se un attaccante, a me mi può fare anche 9 gol, ma mi sbaglia 4 rigori nelle partite determinanti, cioè l'attaccante è negativo, dice ma ha fatto 9 gol, sì, ma 4 rigori quando contava falle l'ha sbagliato tutti, e allora certamente, cioè, sì. È lì lo stesso discorso. Rivedendo i giocatori sotto contratto, Lapo, direi che i ruoli, come dire, cruciali sono uno in porta come primo portiere, uno a centrocampo per sostituire Gerli e forse anche uno davanti, perché alla fine il problema di quest'anno nella seconda parte stagione è stata probabilmente un'alternativa davanti. Sì, c'è anche da vedere come vuole giocare Mignani, cioè quali sono le intenzioni dell'allenatore, perché da quello che si è capito il non avere una punta di ruolo classica è anche una volontà dell'allenatore per una certa filosofia tattica che ha voluto mettere in campo. Quindi c'è da vedere, sicuramente avere un'alternativa in più in attacco secondo me è auspicabile, anche soltanto per avere un attaccante, un giocatore con caratteristiche diverse che poi ti può permettere di avere soluzioni diverse. In una partita, l'abbiamo visto col Cosenza, secondo me la cosa che si è pagata più di tutti è il non poter cambiare la partita, il non spezzare il ritmo, mettere un giocatore diverso. E quindi appena subisci un gol, ad esempio al 22esimo, ti sei già tagliato le gambe. Quindi Neglia ha fatto la differenza in questi playoff, perché era un giocatore che si era visto meno durante il campionato, ma nessuno ha le sue caratteristiche, perché il Siena non ha una vera ala pura, forte in velocità e nello spazio, e difatti si è visto i risultati. Quindi secondo me in una rosa competitiva avere una punta vera, cioè una punta proprio centrale che in teoria ti può fare reparto da sola all'interno dell'area di rigore, è positivo, poi ovviamente tutto dipende da quali sono le esigenze tattiche del mister. Certamente. Io poi, queste sono scelte dell'allenatore al quale bisogna rimettersi, però io, certo. Come, cioè, voglio dire, Vox Populi poi spesso ha ragione, cioè voglio dire, il classico, fra virgolette, bove davanti, magari che non ha grandi, ma tipo Vano della Zena, butto là dei nomi, Cianci, Romero. Dice, ma io dice non gioco con quello, va bene, però ce l'ha in panchina. Se è un ragazzo che non ha velleità di dover essere titolare per forza, perché il tuo modo di giocare, la tua filosofia è diversa, però è un giocatore che ti fa quelle 10, 12, 13 partite o spezzoni di partite, è mancato. Cioè, ostinarsi a non volerlo per forza. Non voglio il giocatore grosso, che siccome è grosso, tanto con far nome, chinellato, cioè io sono chinellato e te mi fai giocare tutte le partite. Ecco, questo lo posso capire, un allenatore dice no, guarda, là, se te vieni per giocare con me, non se va. Però un giocatore che ha una struttura fisica imponente, importante, che in certi momenti ti può essere d'aiuto nei quarti d'ora finali, sia in fase difensiva che in fase di attacco, attenzione, in tutte le fasi, secondo me è mancato fondamentalmente. E se hai visto, Dossena è entrato anche molte volte. Mi devo risolvere a prendere un centrale, a buttarlo là per cercare un ipotetico spizzata di testa, e ci metto Dossena. Cioè, ma allora qua, in questo lotto qui, Sagrifero è Mausso? Assolutamente sì. Chiamo Mausso e ci metto un bel giocatore. Di stozzo. Allora, l'ultima parte proprio finale di questa puntata e anche di questa stagione la volevo dedicare al possibile composizione dei gironi, perché ancora non è chiaro se sarà confermata questa divisione, quindi est, ovest e sud, oppure se ritornare al primo anno della Robur in Serie C, cioè praticamente il criterio orizzontale nord, centro, sud. Abbiamo preso due possibilità, ovviamente siamo ancora sul tema delle
probabilità, criterio verticale, cioè come sarebbe quest'anno che è appena finito, 7 Toscane, perché ne abbiamo perse nel frattempo, Prato, Gavorrano, Retrocesso e Livorno. Il rosso che vuol dire? Sono le squadre che potrebbero dar noia, diciamo, al Siena. Criterio verticale, in Toscana 7, Arezzo, Carrarese, Lucchese, Pisa, Pistoiese, Pontedera e Siena. Lombardia, Gianermino, Monza, Renate e Propatria. Piemonte, Novara, Provercelli, Alessandria, Cuneo e Gozzano. Quindi 5 piemontesi, a cui si potrebbe aggiungere anche la Juventus B in teoria. Emilia Romagna, Piacenza, Pro Piacenza, anche se il Pro Piacenza al momento non si dovrebbe iscrivere, quindi sarà sostituita da una squadra B, ma questo è un discorso da fare a parte. Liguria, Entella e Albissola, neopromossa. Lazio, Viterbese e Rieti, neopromosso con Mininkleri, e le due sarde, Arzachena e Olbia, che di solito vengono sempre messe nel girone del nord, diciamo, nel girone A. Questo se fosse un criterio verticale, quindi il Siena avrebbe diversi rivali. Abbiamo messo, vabbè, Viterbese e Provercelli come potenziale outsider, perché la Provercelli, il presidente secondo, ha promesso un disimpegno. Però le corazzate sarebbero Novara, Alessandria, Pisa e Entella, che non sarebbero poche. Nel criterio orizzontale, invece, ci sarebbe un piccolo stravolgimento, perché entrerebbero in gioco tre emiliane in più, ovvero Ravenna, Reggiana e Rimini, quelle delle Marche, quindi Fano, Fermana, Sambri e Vispesaro. E le due Umbre, cioè a porte chiuse, Reggiana, probabilmente sì, e le due Umbre, cioè Ternana e Gubbio. C'è una variabile, una variante che prevede la cancellazione, diciamo, delle Liguri, entro le Albissola e le due Sarde, le due Romane, diciamo, Viterbese e Rieti dentro. Però più o meno sarebbe questa la situazione. Voi che preferite, ragazzi? Sicuramente il criterio orizzontale. C'è da sottolineare una cosa importante, che sia quello che sarà il prossimo campionato, per l'immaginario collettivo e per le squadre, per tutto, non si parte con i fari puntati, cosa che non è stato quest'anno. Assolutamente sì. Se parti per una squadra che è arrivata seconda, ha perso il campionato per un punto, e che è arrivata in finale e che hai perso la finale perché hai giocato a ranghi super ridotti. Quindi te sei assolutamente nel prime 4-3 squadre, cioè tutti diranno Siena, Pisa, Alessandria, Siena, Ternana, cioè il Siena c'è per forza, poi magari non ci sarà, capito, perché però te sei, quindi parti con il campionato anche per noi tifosi, parliamoci chiaro, perché io il prossimo anno non voglio dire che voglio vincere per forza, ma insomma ci spero. Ci speriamo, cioè, tutti. Mentre ovviamente quest'anno il quinto posto andava, il prossimo comincio, cioè la gente, io credo che dopo questo campionato ci sarà un incremento degli abbonati, perché ho visto a Cosenza un bel pubblico. Se i playoff fossero finiti con la partita con la Reggiana, probabilmente, insomma, invece quello ha contribuito a riaccendere la scintilla con i tifosi. Quindi, ora mica che da 1.800 rotti abbonati si passa a 5.000, per l'amor del... non dico questo, però io credo che 500, 600, 700 abbonati di più si possano trovare, che non sono pochi, se consideriamo relativamente alle potenzialità della città e a quelle del calcio. Quindi pensiamoci. Dipenderà chiaramente anche dal mercato, che comincerà in questi giorni, ovviamente dal 1° luglio partiranno l'ufficialità dei contratti. Di questa ipotesi dei gironi ovviamente ci sono tante variabili, per esempio le squadre B, sicuramente una entrerà al posto del Bassano e dovrebbe essere... Sì, ci sono, le big sono già pronte per aderire. Queste possono andare in Serie B, fammi capire bene. Sì, possono andare in Serie B, infatti... Ma infatti, non possono retrocedere, come funziona? No, possono retrocedere, ma se retrocedono non vanno in Serie D, ma vengono di fatto escluse, praticamente. E chi ci va in Serie B al posto loro? Chi ci va in Serie? Cioè, io retrocedo. Sì. Bene. Nel caso dice, no, te sei scherzato, abbiamo scherzato. E al posto tuo no, vengono sostituite da un'altra squadra B in quel caso, probabilmente. Però è tutto, ovviamente, è tutto in divenire, ancora c'è diversa incertezza. Però in questo momento, in una graduatoria delle squadre B, ci sarebbero Inter, Juve e Milan nei primi posti, quindi andrebbero quasi tutte nel girone del nord. Quindi la speranza, magari... Cioè a San Siro?
No, non a San Siro no, perché anche perché c'è sia Inter che Milan avrebbero problemi di intasamento, andrebbero a giocare in uno stadio di periferia, ancora da verificare. Comunque, detto questo, negli ultimi giorni è spuntata anche una rara ipotesi di ripescaggio. Ora noi la affrontiamo soltanto velocissima perché sono bassissime le percentuali, però è circolata una graduatoria, eccola qui, in un ipotetico ripescaggio in Serie B. Perché? Perché ci sono tre società in difficoltà: una è il Bari, una è il Cesena e l'altra è il Foggia, che ha problemi in realtà di illeciti sportivi, perché si parla di corruzione, di pagamenti in nero in sostanza. Quindi la Ternana e il Siena sarebbero in cima, con il Siena al secondo posto e poi subito dopo la Reggiana. Delle altre, l'Entella in questo momento sarebbe fuori perché ha già beneficiato di un ripescaggio. Novara e Catania non sono presenti perché hanno ricevuto penalizzazioni o comunque sono entrati al centro di illeciti nel corso delle scorse stagioni, quindi rimarrebbero primo posto Ternana e secondo Siena. In sostanza il Siena deve beneficiare di due fallimenti in Serie B. La vedo davvero dura, non so Quali come sono le pensate. due squadre che dovrebbero fallire? Sostanzialmente Palermo, scusami, Cesena e Bari. Bari, ho letto, gli manca 5 milioni per pagare i stipendi. E che fallisce? Una città come Bari fallisce per 5 milioni, che le possano trovare a fine giugno, il 10 di luglio. Dai, ragazzi, via. No, sicuramente, sono possibilità Secondo me è molto remotissime. remota, ci facciamo la bocca, ci si perde di casa. Poi se viene, ben venga, per l'amor del Tutto cielo. Lapo, penso sei della stessa idea. Io dico solo che ho passato gli ultimi 6 mesi a sperare un po' nel ripescaggio dell'Italia Dell'Italia nel mondiale. per qualche misterioso evento. È andata come è andata. Tra l'altro, quando sono iniziati i mondiali, non realizzavo neanche. Quindi direi che ho già dato, e penso tutti gli italiani abbiamo già dato, i ripescaggi, se arrivano bene, ma insomma, non ci speriamo. Poi io credo che oggi, 20 giugno, 19 giugno, nessuna squadra né di Serie A, né di Serie B, né di Serie C si è formalmente iscritta, perché tutte. Certo. Quindi cioè, nessuno si è iscritto, di che si sta parlando? Cioè, te non lo sa, possano uscire anche situazioni diverse, o quelle che noi pensiamo, cioè, qui nessuna squadra né di Serie A, né di Serie B, né di Serie C mi risulta iscritta formalmente al campionato. Cioè non è uno che è andato lì e ha detto no, io mi iscrivo, già, no, non funziona così, ancora c'hanno tutti da iscriversi, quindi di che si sta Sì, parlando? certamente sono solo ipotesi. Bisognerà aspettare il 30 giugno quando le squadre dovranno Quando è adempiere. finito tutto, allora capirai veramente che è successo. Che non so mia se la Reggiana, per esempio, lui ha detto io me ne vado in piazza, capito? Certamente. Valutazioni faremo ovviamente in seguito. Siamo arrivati davvero alla fine. Io ringrazio intanto i miei ospiti. Grazie a Federico Castellani, il fedelissimo, Grazie a tutti. Lapo Cinelli, Antenna Radio Grazie a S. tutti. E prima di chiudere vorrei fare una considerazione finale, visto che si tratta dell'ultima puntata, dell'ultima trasmissione. Vorrei ringraziare Canale 3 per avermi dato questa bellissima opportunità, questo spazio televisivo con Studio Robo per tutto l'anno. Tra l'altro è stato accompagnato anche da risultati sportivi esaltanti. E poi grazie anche allo staff di Canale 3, Marco Tozzi, Marion Comici, Davide Barbagli, Emilio Mariotti, Leonardo Vigni in regia, e Leonardo Crocini, mio compagno, diciamo, di trasferte, ultima quella di Pescara, trasferte che tra l'altro sono state anche gratificanti, spesso e volentieri, tranne l'ultima, anche quelle di Olbia, insomma, rispetto all'anno scorso, insomma, c'è stato un bel salto avanti. Quindi grazie ancora a Canale 3, grazie ovviamente a voi per averci seguito fedelmente tutta la stagione, queste 41 partite di fila, e niente, siamo davvero alla fine, in chiusura. Una domanda, nel periodo, diciamo, cioè quando ricomincia tutto e si ritrovano di nuovo il 15 di luglio? Sì, in linea di massima è il 15 luglio, è da definire ancora la giornata, però metà luglio si riparte da Castel del Piano E e abbiamo la Coppa Italia la Coppa subito, Italia il 29 luglio. 29 quella luglio la buona. Team Cup, quella buona, quindi ecco, il primo appuntamento ufficiale sarà il 29 luglio in Team Cup, non sappiamo l'avversario, il Siena dovrebbe giocare in casa, Castel del Piano metà luglio,
e poi si ricomincia con le amichevoli, con le partite di Coppa Italia, di Lega Pro e con un nuovo campionato in Serie C. Canale 3 sarà sempre presente, quindi continuate a seguire gli aggiornamenti sul mondo bianconero, a cominciare dal calciomercato che ovviamente impazzirà in queste ore. Quindi siamo davvero in chiusura, grazie a tutti, stavolta è davvero tutto, una buona serata e anche una buona estate su Canale 3.